Ciao a tutti, come state? Spero stiate tutti bene. Allora, prima di iniziare questo video, volevo chiedervi come vi pare lo sfondo, perché ho fatto degli spostamenti nella mia stanza, ho spostato il letto, ho spostato il tavolino, ho spostato il divano, cioè ho fatto un casino, per cercare di trovare una postazione fissa. Io in questo momento sono seduto per terra, ma ovviamente in questi giorni cercherò di prendere qualcosa per non congelarmi il culo, perché fa freddo. Però dai, come sfondo ci sta secondo me bianco e tra l'altro facendo così almeno qua posso attaccarci qualcosa di verde per fare magari dei video con il green screen e adesso anche più luce secondo me perché prima la luce praticamente mi stava dietro le spalle, adesso ce l'ho tutta davanti perché ho tutta la mia stanza qua davanti. E fatemi sapere cosa ne pensate. Sicuramente lo ripeterò anche in altri video perché non so in quale ordine li pubblicherò. Comunque, in questo video voglio elencarvi 7 consigli per aprire un canale ASMR. In molti mi scrivete spesso delle domande relative a questo argomento, mi scrivete in direct su Instagram, mi avete mandato anche dei video, mi scrivete su Facebook, su YouTube, quindi ho raccolto una serie di domande, quindi sono arrivato in totale 7 domande per appunto darvi i miei consigli. Io ho tutto scritto qua sul foglio. Allora, la prima domanda che mi fate proprio in questo senso sono proprio cosa mi consigli per aprire un canale ASMR? Allora, ragazzi, è una domanda molto, molto generica, nel senso che cosa posso consigliare? Allora, per quanto mi riguarda, se volete aprire un canale ASMR, non apritelo perché è moda, perché molti pensano che adesso fare ASMR è moda. Non aprite un canale ASMR se pensate che l'ASMR porti visualizzazioni e porti i soldi, perché non è così. C'è questa leggenda metropolitana che narra che l'ASMR faccia miracoli, che faccia diventare ricche le persone. Non è così, ragazzi, bisogna farsi comunque un mazzo tanto per mandare avanti un canale. Poi, ovvio, dipende anche se sei maschio, se sei femmina, dipende come ti comporti, dipende da tante cose. Però credetemi, non è proprio così, assolutamente no. Se fosse così io non avrei 4.000 iscritti, nel senso ne avrei molti di più. E quindi vi consiglio una cosa, se volete aprire un canale ASMR e volete farlo perché volete dare quelle sensazioni che magari voi avete ricevuto fino adesso ad altre persone, fatelo. Se vi piace, se siete appassionati, se siete anche solo curiosi di provare a fare ASMR, fatelo. Ma fatelo non pensando ai soldi, fatelo pensando che è una cosa che può piacervi, è una cosa che vi può far piacere sapere che comunque le altre persone si rilassano con la vostra voce. Fatelo per quello, non fatelo per altri motivi subdoli. Poi la seconda domanda che mi viene fatta spesso è quale video fare per primo? Molti sono un po' incerti su questa cosa. Molti mi chiedono: ma che video dovrò fare secondo te quando apro il canale? Allora, io consiglio una cosa: fate un video presentazione, ma non un video presentazione corto. L'altra volta, cioè l'altra volta, l'anno scorso ormai, mi era arrivato il video di un ragazzo che mi chiedeva un consiglio, mi aveva mandato un video presentazione di 1 minuto e 50. Ragazzi, no. 1 minuto e 50 di video, per favore, no, perché secondo me non è un video presentazione e io che sono esterno non mi interessa vedere un video di 1 minuto e 50 dove una persona si presenta. Un video presentazione deve essere almeno di 10 minuti e io consiglio anche di attaccarlo magari a un video tag. Ad esempio ci sono quei video tag rispondo a 50-100 domande che appunto sono curiosità che magari vi chiedono e voi rispondete. Ma dalle cazzate alle cose magari un po' più serie. Però io attaccherei un video tag, ad esempio, e insieme a un video presentazione. Ho magari fatto un video presentazione e successivamente il video tag, insomma. Però parlate di voi, non credo che voi presentereste voi stessi in un minuto.
cioè parlate chi siete, da dove venite, come avete scoperto l'ASMR, quali sono le vostre passioni, cosa guardate principalmente su YouTube, chi sono i vostri ASMR artist preferiti, quali sono quelli che non vi piacciono, cosa fate durante il giorno, i vostri hobby, le vostre passioni, insomma, cioè avete un sacco da parlare di voi, no? Quindi fatelo, voglio dire. Facendo comunque un video lungo, portate forse più persone a guardare il vostro video perché magari sono incuriosite. Io, sinceramente, un video di un minuto non mi incuriosisce fondamentalmente. Poi, terza domanda è cosa usare per registrare? Allora, io personalmente in questo momento per dire sto usando l'iPhone e generalmente registro con la webcam del computer, quindi credo che ormai tutti noi abbiamo uno smartphone che comunque abbia una videocamera, quindi secondo me inizialmente è ottimo usare questo. Poi ovviamente se uno va avanti può comunque comprarsi una videocamera, insomma. Io ad esempio il telefono fa dei video fantastici secondo me, il computer così così, però è l'unico modo che ho per fare i video. E insomma, tutti più o meno hanno una webcam, anche io ad esempio uso quella interna proprio al mio computer, ma ci sono un sacco di webcam esterne anche carine in HD che comunque non costano moltissimo. Quindi io consiglio di iniziare con quello che avete fondamentalmente. Poi se vedete che il vostro canale pian piano prende un bel giro, potete anche pensare di acquistare qualcosa di più professionale. Quarta domanda che mi fate è quale microfono usare? Allora io qua voglio aprire una parentesi. Tempo fa mi è capitato di vedere un video di una ragazza italiana che aveva sì o no 30-40 iscritti e che aveva già il 3DO. Allora, non pensate che il microfono faccia l'artista, nel senso, non è che se tu compri il 3DO sicuramente diventerai la migliore ASMR artist di sto pianeta, no. Quindi ragazzi, attenzione, non comprate microfoni costosi all'inizio. Ad esempio, l'altra volta mi è capitato di leggere su ASMR Italia che una ragazza appunto vendeva il Blue Yeti perché l'aveva comprato per fare i video ASMR e alla fine non gli è piaciuto fare i video ASMR perché si sentiva strana e quindi adesso lo sta vendendo. Quindi rischiate di arrivare a fare queste cose. Secondo me, comprare un microfono fin da subito è un po' da sciocchi, perché non è detto che ti piaccia, non è detto che vada bene, non è detto che è veramente quello che vuoi fare. Quindi comprarsi un 3D all'inizio, no, o un qualsiasi microfono. Io ad esempio il Blue Yeti l'ho comprato quando ormai avevo superato i 1000 iscritti e credevo che fosse veramente giunto il momento di comprarlo. Diversamente, non avevo mai pensato di comprarlo perché oggi fai video, domani ti stufi e non ne fai più. Quindi state molto attenti a questa cosa. Io, ad esempio, all'inizio usavo l'audio del mio telefono dove sto registrando. Tutti abbiamo delle cuffiette comunque auricolari, quindi si può usare quello. Io, ad esempio, uso anche le Turtle Beach, che sono delle cuffie col microfono, che servono appunto per giocare alla PlayStation. Io uso quelle e sono fantastiche per registrare anche video ASMR. Insomma, uso quello che ho in questo momento. Non pensate subito ad acquistare cose, poi se siete pieni di soldi e volete acquistare, fatti vostri, però io sto dando i miei consigli. Usate quello che avete, non fatevi problemi. Io, ad esempio, mi piacciono tanto i video poco elaborati, cioè quei video tutti luminosi con i microfoni super power. Preferisco video magari un po' più caserecci con un microfono magari che non è tanto tanto figo, mi rilassano di più. Quindi non pensate a fare tutte queste cose, oh mio Dio, devo avere per forza il 3D, devo avere per forza uno zoom. All'inizio fate veramente i video con quello che avete, poi se vi piace e vi fate conoscere potete fare quello che volete. Quinta, programmi di editing. In molti mi scrivete, ma quale programma di editing usi? Allora, ragazzi, io uso per l'iPhone, uso iMovie, che è fantastico, è bellissimo iMovie, facilissimo. Io edito i video su iMovie in 2 secondi, renderizzo in 2 secondi, veramente è fantastico. Sul computer uso Camtasia Studio 9. Sì, perché prima avevo l'8, adesso ho il 9.
E Camtasia è a pagamento, però a me, insomma, è riuscito a passarlo un amico, quindi non l'ho pagato. E comunque lo trovate. Ecco, capiamoci. Comunque pagatelo, ovviamente. Con quello lì mi trovo molto bene perché è molto semplice, è in inglese, però è molto intuitivo, è molto semplice. Il rendering è un po' lungo, però dipende anche dai tipi di video che si fanno. Però devo dire che mi trovo molto 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 bene. Comunque ci sono tanti tanti programmi di editing ormai che ne è pieno. Se andate su internet a cercare, comunque è pieno. Poi, sesta domanda, questa è una cosa che ho voluto mettere io. Più che domanda, direi consiglio. Dovete avere una certa preparazione psicologica. In che senso? Purtroppo su YouTube o sul web in generale è pieno di persone strane, invidiose, gelose, che cercano di fare di tutto per buttarvi giù e ad alcune persone purtroppo riescono a farlo. Quindi preparazione psicologica intendo proprio preparatevi psicologicamente ad affrontare delle persone che vi diranno che fate schifo, non piaceranno i vostri video di persone che insultano. Ovviamente se siete delle ragazze siete un po' più a rischio perché, oddio, anche i ragazzi, ecco, ad esempio non se ne parla mai dei ragazzi che vengono presi di mira sul web, però se ne parla veramente poco, però le ragazze sono forse prese un po' più di mira. Quindi se siete delle ragazze preparatevi a commenti sessisti o a commenti proprio del cavolo. Quindi se siete psicologicamente in quel senso fragili, io non vi consiglio di aprire un canale, ma anzi vi consiglio di fregarvene in realtà e di continuare. Ovviamente ci sono quelle persone che riescono a fregarsene e va bene, ovviamente. Quelle persone che invece non riescono a fregarsene, io ho conosciuto un sacco di ragazze che hanno chiuso il canale proprio per questo motivo. Perché si sentivano spesso umiliate, screditate, si sentivano, insomma, umiliate e questo non dovrebbe succedere. Quindi per questo vi dico, serve una preparazione psicologica perché YouTube, ma il web in generale, è una gabbia di matti, quindi trovate tantissime persone fuori di testa. Questo vi dico, dovete avere una sorta di preparazione. E insomma, non è facile, però se siete delle persone forti, come lo spero siate, andate tranquilli. Settimo e ultimo consiglio, questo mi era stato chiesto più volte, tra l'altro recentemente, è come farsi conoscere. Allora, ci sono diversi modi per farsi conoscere. Intanto il primo è fare tanti video. Fare tanti video, ovviamente mettendo dei titoli anche facilmente trovabili, le tag ovviamente che devono stare all'interno del video, ovviamente mettendo tutti i tag corretti, tutto quanto. E io un consiglio che do è collaborate, fate delle collaborazioni tra di voi. Quindi io parlo da una fascia dai, che ne so, dai 500 ai 1000 iscritti, ai 2000 iscritti, una fascia comunque. Man mano che si cresce, ovviamente si andranno a fare più collaborazioni con una parità di iscritti più o meno. Però io vi dico, fate delle collaborazioni tra di voi, in modo che voi fate conoscere l'altra persona fa conoscere voi, la voce gira. Quindi collaborazioni costruttive, non quelle collaborazioni, ad esempio, finte, che si vede che sono delle collaborazioni proprio per farsi pubblicità. Io, ad esempio, tutte le collaborazioni che ho fatto, le ho fatto perché ammiravo queste persone e le ammiro tuttora. E non fate collaborazioni con persone che non vi piacciono, fate collaborazioni con le persone che vi piacciono, perché potreste pentirvene in realtà. Ci sono delle persone che lo fanno per comodità. Io onestamente sono di un parere contrario. Io faccio collaborazioni con chi mi piace fondamentalmente. Se non vi piace, ragazzi, non fate collaborazioni perché si vedrebbe anche lontano un miglio la falsità di una collaborazione forzata. Quindi il mio consiglio è questo, fondamentalmente. Allora, io spero che questi consigli vi siano stati utili.
Se avete altre cose da chiedermi, ovviamente fatelo giù nei commenti che io vi risponderò. E se avete anche qualsiasi altro dubbio sulle risposte che ho dato, ovviamente scrivetemelo sempre giù nei commenti. Io vi ringrazio di aver guardato questo video, spero vi sia stato utile. E mi raccomando, se aprite un canale ASMR, fatemelo sapere perché vi vedrò a stalkerare. Ciao!